Calabria partono proprio questi mondiali, un modo diverso di guardare allo sport e all'integrazione in diretta per noi. C'è Emilia De Simone. Emilia. Sì, un buongiorno da Riace, una cittadina sullo Ionio calabrese, nota alle cronache come simbolo dell'accoglienza. E proprio qui si stanno svolgendo i mondiali antirazzisti. E siamo in compagnia di Claudia Di Manuela Clesset del WISP, organizzatore di questo evento. Il vostro slogan è: la differenza ci unisce, anche attraverso il forte collante dello sport. Assolutamente sì, la nostra esperienza come WISP è proprio questa, attraverso anche una manifestazione nazionale così importante, che tra l'altro ha oltre 20 anni di storia, portiamo un messaggio di inclusione contro ogni forma di razzismo e appunto anche un messaggio di coesione. Crediamo di essere in un posto molto importante, un esempio, un modello, e questa esperienza che appunto stiamo portando anche in giro per l'Italia, per la prima volta i mondiali arrivano a Riace, quindi crediamo che sia un messaggio molto importante. Sono più di 100 squadre. Esattamente, più di 100 squadre che stanno già giocando adesso appunto a calcio, e poi c'è il basket, pallavolo e questo è. E da qui da Riace è tutto, a voi la linea. Siamo in chiusura di telegiornale, prima di